Prima c'era un'epoca nella quale io ero più giovane di Frediano, adesso non più, sono avanti negli anni con tutta la stessa età, ma tanti anni fa io, lui era già fermato, era un signore, faceva un certo timore, con certi assi a prato molto solidi, molto seri, e i cataloghi ci curavano, quindi io avevo allora, 26 anni, quindi era un po' di tempo fa. E lui ne aveva un po' di più, ma non tanti, era un monstro, una quarantina, non era molto diverso da oggi, era lo stesso pelo ispido, lo stesso baffo nero, cioè non aveva ancora pezzo di tingere i capelli un po' di grigio, no? Era più naturale, era un po' più lustante, cioè aveva tutti che... allora era proprio lì. E in quel periodo tuo fratello anche lui aveva ancora più capelli di adesso, perché l'hanno rasato totalmente, cioè non c'era più. E facevano queste altre molto bizzarre. Io arrivai lì un po' da pivello, perché in questo mondo complessivo allora io cercavo quello che ho sempre cercato un po' nella mia vita. Io ho fatto mercante d'arte, non ero molto brillante, ero più bravo a comprare che a vendere. Però mi interessava molto ciò che non interessava agli altri, che è sempre un modo intelligente per poter procedere, sono sempre le cose che piacciono a tutti, oppure in quel momento vanno di moda, bisogna comprare quello che è fuori moda. Oggi è fantastico, bisogna comprare mobili antichi, oggi per esempio, oppure alcuni quadri che sono andati fuori moda. Se voi pensate quel Kandinsky lì oggi costa circa 100 volte meno, più o meno, del quadro appena venduto del Urlo di Munch. Esatto, 100 volte meno. 20 anni fa non era così, costava come un po' meno del Urlo di Munch, cioè costava 8 volte meno del Urlo di Munch. Oggi 100 volte, quindi in questo momento bisogna comprarlo. Non bisogna comprare l'Urlo di Munch. Chi ha comprato l'Urlo di Munch ha fatto bene, perché essendo molto ricco, per godere deve avere, essere dissanguato fortemente. Sono il Philippe Daverio e sono a Busto per presentare il libro che ho fatto, che ho scritto per Rizzoli, che si chiama Il Museo Immaginato, ma sono qua anche perché io sono varesotto, cioè sono un indigeno almeno per metà, non so quale della metà, se il sopra o sotto, il destra o sinistra, ma sono di qua, cioè quindi è un luogo che conosco benissimo, e conosco anche la bizzarra complessità di una provincia di Varese che non ha mai avuto un luogo centrale unico. Cioè, la provincia di Varese è uno dei rari casi che servirebbe a sostenere la tesi che le province vanno conservate, perché Busto non è Varese, Varese non è l'area Luino Laveno e non è neanche Gallarate, sono realtà completamente diverse. Busto ha questa sua storia, che è uno dei posti veramente più ancorati nella storia della provincia, ed è anche quello che ha avuto una storia industriale alle spalle che fu straordinaria e che oggi è tutto un po' da rivedere. Quindi è, come si direbbe, un'area in fase di reinvenzione, e la reinvenzione richiede anche la partecipazione, ma non anche, richiede soprattutto la partecipazione a parametri di stampo aggregativo culturale.